Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Go Vacation su Nintendo Switch. Come vedete siamo davanti alla nostra villa e stavo pensando di ristrutturarla, o meglio di addobbarla aggiungendo qualcosa. Dato che ormai siamo a livello 5 e direi che è un buon livello per iniziare a fare qualcosina di interessante in questo gioco, direi che possiamo andare a fare qualcos'altro. Ma qua vedo vestiti, oh mio Dio. Comunque nell'episodio di oggi andremo a proseguire nell'addobbo della nostra villa, ma oltretutto qua... Aspetta, posso fare un sacco di robe qua, me lo sento. Oddio, cos'è? No, raga, voglio l'armatura. Raga, l'armatura rossa. Tutta la vita. Ti prego, dimmi che... Raga, c'è l'armatura. C'è l'armatura. Che fai, non te la metti? Raga, ci addobbiamo come un guerriero. No, raga, obbligatorio. Ci diventiamo... È ovviamente infradito. Ma perché blu poi? Cioè il colore di base dovrebbe essere il rosso e tu mi metti il blu. Ok, siamo magicamente diventati dei guerrieri. Però dei guerrieri molto alla mo... Oh mio Dio, ma questi sono gli occhiali ufficiali di Marco Togni. Ti prego, sì. Ok, vai, sono diventato Marco Togni. Allora, perfetto. Accetta le modifiche dei sci... Ragazzi, oh mio Dio, mi sento male da quanto siamo molto più belli adesso. Però voglio addobbare un po' la mia villa, perché ora come ora mi sembra un po' una poracciata. Di quelle... Che è sto schifo. Facciamo una bella villa di quelle proprio spettacolari. Allora, vediamo un po'. Che stile meraviglioso, grazie, lo so, non c'è bisogno che tu me lo dica. L'unico peccato è che nell'area residenziale non si possono usare mezzi di trasporto. Cioè, raga, siamo diventati dei guerrieri. E possiamo saltare. Oh mio Dio, bellissimo. Allora, qua possiamo addobbare la nostra villa. E direi che andiamo ad aggiungere qualcosa di spettacolare nel video di oggi. Qualcosa di bello però. Perché io non voglio una villa brutta. Però non voglio neanche una villa troppo esagerata di quelle proprio. Tra l'altro alcuni di voi mi hanno detto che se sblocco tutti i minigiochi, quindi gli sticker, probabilmente mi daranno la villa delle ville. Però vediamo, questa non piace di villa. Io la voglio diversa, voglio l'altra. No aspetta, ristruttura villa, cioè cambiamola. Si può cambiare, c'è l'altra struttura. Eccola qua. Opla. Questa è molto più carina. Ok, perfetto. Arreda. Ok, arredi. 50 su 200. Cioè, raga, guarda, cos'è questa poracciata? Cioè, qua non c'è niente. Aspetta, vediamo qua. Cosa posso mettere qua? Cambia piano. Ok, cambia piano. Menu arreda. Ho un botto di roba da poter mettere. Ok, questo lo metto in legno legno. Oh cavolo, ma è parecchio lungo. Non è per niente intuitivo. Sì, è lunghissimo arredare la propria casa. Però non mi dispiace. Posso mettere anche qualcos'altro? Tipo, non so, una TV. Questa è una TV, vero? Sì, ho voglia che è una TV. Dove la metto? TV G, legno. Beh, ovviamente di fronte a questo postaccio qua. Ok, ruota elemento d'arredo. Ah, va che bello. Ora ci sta un botto. Raga, ho cambiato TV. Ho messo quella lì ad angolo che ci sta decisamente meglio. Mentre questa la metto proprio esageratamente di fronte al letto. So che non si dovrebbe fare, però... Scusatemi. Penso queste cose vadano un po' meglio. Aspetta, c'è un'altra TV. No, obbligatorio. Cioè, raga, la TV doppia in camera ci sta tantissimo. L'unica cosa che mi disturba è che obiettivamente non può essere messa al centro del letto. Ci sta tantissimo però. Raga, posso cambiare la villa e metterla in stile country. Molto più bella. No raga, raga, quanto più bella. Decisamente più bella. No vabbè raga, è fantascienza. Molto più bella così. Terribilmente. No raga, guardate quanto è più bella dall'esterno così. Però devo cambiarla, voglio farla un po' più bella. E ho scoperto che se faccio centro online potete vedere la mia villa. No, raga, che benessere, si può cambiare tutto. Io qua cambierò ogni singola cosa, lo sapete già. E poi è orribile quanto è piccolo questo rispetto a questi divanetti. Sì, qua dovrò cambiare praticamente grosso modo tutto. Comunque direi che ci tuffiamo in qualche resort perché voglio fare un po' di minigiochi oggi. Principalmente nel resort città, perché ho visto che ci sono un po' di giochini che mi mancano. Inutile dire che comunque la mia scelta va sempre a finire qua sul resort città perché si può usare lo skateboard. E francamente... Penso che lo skateboard sia uno dei migliori mezzi di trasporto di sempre, di questo gioco. Allora, il prossimo gioco che mi viene consigliato è... Roba degli specchi, a quanto pare. Allora, canestro. Ah, no, è bellissimo questo. Inclina LR in alto.
Ok, ho capito, proviamoci. So già che andrà a finire maluccio questo minigioco, perché è difficile. Vediamolo. Ottieni 600 punti facendo entrare quante più palle possibili. Ok. Credo di aver capito come si faccia. Ok. Sì, credo di aver capito. Ok, mamma mia, quante sono. Che però non ho capito se finiscono o cosa. Io continuo a tirarle in qualsiasi caso. Dai, non puoi farmi questi scherzi. Perché ti blocchi all'improvviso? Dai, a parte che devo arrivare a 600. Raga, hanno iniziato a spostarsi totalmente. Non so cosa fare, cioè io faccio canestro negli altri. Ah no, ho fatto canestro. Quasi. No, ce l'ho fatta. 604. Sono arrivato secondo, ce l'ho fatta. Ma dai, quello verde ha cheatato, secondo me. Ha usato i trucchetti. Non vale. Ha usato i trucchi. Secondo me l'ha aiutato quello a destra. Ha detto, vabbè, dai, tanto io perdo. Aiutiamolo così non lo facciamo arrivare Frozen primo. Non si fanno queste cose. Ferite i miei sentimenti. Ok, mi sta venendo a piangere davvero. Ma che diamine. Ah, le imitazioni da 10 più. Allora, dato che ho vinto questo, tu mi dai un altro streakers? Mi mancano solo 3 per finire tutto questo. Wow, ci sta tantissimo. Dove dobbiamo andare adesso? Per collezionare adesivi Kawaii, la prossima attività che ti consiglio è Super Pugile. Per forza skateboard, cioè cosa me lo chiedi a fare? Ok, raga, sto facendo la cosa del pugno. È strano. Cioè, non riesco a capire grosso modo come funzioni. Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito. Ok, muovi ripetutamente. No, aspetta, ce la faccio. Ok, fatto, fatto, fatto. Quant'è? 4,69. Che va comunque bene. Riprova. Mi fai arrabbiare, eh? Cioè, mi sembrava più bello come gioco. Sembrava tipo, tiro pugni, bellissimo. Una schifezza cosmica. Ok, ora dobbiamo giocare a golf. Allora, swing reale. Direzione. No, direzione direi che va bene. Questa, grosso modo. Aspetta. Ok, ora è giusto, quasi. Oh mio Dio, no, non l'ho fatta entrare. Va che sembra facile, ma non lo è. Ok, andiamo. Non ci credo mai. Aspetta. Andiamo a farlo. Sempre detto che il golf è uno sport strano. Raga, la prima. Allora, ci ho messo un po', 3 mosse, porca miseria. Qua devo fare il giro. Vabbè, questo è figo. Questo gioco è figo, me lo sento. Ok, adesso che sono lì, come faccio? Qua. Colpo 2. Ok. Fai, andiamo così, dai. Vai, colpo di. Colpo. Opla. Opla, in 2 colpi. E questo è stato onestissimo come colpo. No, dai, sì, serio. Questo è alto. Vai, non ci arriverà mai. Oh mio Dio, non scende, rimane su. E invece scende, porca miseria. Che palle quando fate giochi con la fisica troppo giusta. Vi odio. Ovviamente scherzo. Allora, putter. Mettiamo quello da 20. Ok. Talmente ignorante che scende. Talmente ignorante che scende. E io lo rifaccio. E io lo rifaccio. E vado anche cattivo stavolta. Guarda come entra. E dai! Ma secondo quale fisica dovrebbe entrare e uscire? Ma non è vero! Ma non esiste questa cosa! Io l'ho fatto golf. Oh, porca miseria, 4 colpi! Ma si può? Abbandona questo schifo di gioco, per favore. Ma l'avete visto? C'è proprio. Una credibilità che andava in negativo, raga. In negativo. Cioè, tutto per giustificare il fatto che ho fatto schifo, però. Sono sicuro che riprovandolo sarei fortissimo. Me lo sento. Qual è il prossimo minigioco che mi consigli? Freestyle, tipo, dai, me lo sento. Eccomi qua, devo fare la pista. Allora, lo so, chiudo un sacco di trick. Ok. Dobbiamo chiudere il maggior numero di trick qua. E siamo nell'halfpipe. Che praticamente dovrebbe essere, se non mi ricordo male, l'halfpipe dovrebbe essere la pista. Questa qua, la rampa. Che
Chiudi un sacco di trick entro il tempo limite. Ok. Allora, prima di tutto dobbiamo accelerare. Ok. Vediamo se riusciamo a combinare un po' di trick. Ok, qualcosa siamo riusciti a chiuderla. Io ovviamente sto facendo button smashing di quello proprio aggressivo. Ok, questo mi è piaciuto. Un sacco di trick bomba. Bomba, andiamo qua, qua, qua. Per forza nell'half pipe devo tornare a finire. Ok. Continuiamo. Non mi chiedete cosa ho fatto, perché tutti quei trick. Finito! Non ho fatto molto, 452, che non è tantissimo, però comunque mi dà l'adesivo. E possiamo definire anche concluso questo postaccio chiamato città, che in realtà è il più bello, secondo me. Comandi con i controller Joy-Con, usando questi comandi con i fuoristrada ti sembra di essere veramente al volante. Non diciamo cavolate, per favore. Non è vero. Non mentire. Opla! Collezione adesivi Resort Città. E ce li abbiamo tutti. Cosa mi dirà adesso? Per la collezione adesivi... Oh, ma guarda, hai già raccolto tutti gli adesivi di questo resort. È ora di scoprirne un altro. Niente, ti dice semplicemente questo. Ehi, perché non vai a scoprire altri resort? Ma a me non va di scoprire altri resort. A me piace quello città, che secondo me è il più bello. Bene ragazzi, si può dire che comunque possiamo chiudere qua anche questo episodio. Abbiamo finito il resort città e vi sto per dare una notizia bruttissima, ma proprio di quelle brutte brutte brutte. Possiamo concludere qua questa serie. E voi mi chiederete: Frozen, ma non è finito il gioco? Obiettivamente penso che questo sia uno di quei giochi che non puoi finire, che continuerai a fare cose, insomma continuerai ad andare dai tuoi amici. È stata una serie un po' per divertimento, un po' per passare il tempo, scoprire anche un po' la villa, eccetera eccetera. E niente, tutto quanto qua. Io come sempre vi ringrazio veramente per la visione ragazzi, vi ringrazio di avermi supportato durante questa serie. Vi aspetto in tanti nuovi video sul mio canale, mi raccomando non mancate. Ciao!